Le notizie in 60 secondi, maltempo oggi nel Golfo di Napoli. Temporali improvvisi hanno interessato tutto il territorio, comprese le isole, con alternanza di pioggia e schiarite. Difficoltà nei collegamenti marittimi, sospese le corse di aliscafo. Nel giorno dell'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, un chiaro messaggio contro la violenza sulle donne parte dall'isola d'Ischia. Con uno striscione, infatti, l'associazione Disabili e la Croce Rosa affermano: mai più violenza sulle donne per te, Giulia. Sono stati celebrati oggi pomeriggio a Forio i funerali di Vito Di Maio, l'uomo che si è tolto la vita ieri nella zona del Fortino. Dopo il rito funebre, la salma è partita per essere cremata. A Forio sono stati sospesi i lavori in via Giovanni Mazzella. Per questo motivo è stato istituito il senso unico di circolazione nel tratto che va dall'incrocio dell'hotel Nettuno e l'intersezione con via degli Agrumi, nella corsia lato terra in direzione Citara. Senso unico alternato con semaforo nel tratto da via degli Agrumi e all'hotel Albatros. Su tutta la strada vige il divieto di sosta. Natalia di Schiaponte cambia la viabilità: a partire dal 6 dicembre fino all'8 gennaio è vietata la sosta nel piazzale delle Alghe. Inoltre, dall'8 al 10 dicembre i varchi di accesso alla ZTL di Schiaponte resteranno attivi dalle 10 alle 19 per consentire lo svolgimento della manifestazione Teatro del Gusto. Prossima edizione domani alle 13.